Castel Sant'Angelo, come abbiamo visto, è stato per lungo tempo il carcere di massima sicurezza dello Stato Pontificio. Nel corso dei secoli, teatro di sofferenze indescrivibili per la loro atrocità, questa fortezza è stata per i romani simbolo di terrore e morte. Raccoglie la memoria di interrogatori, torture ed esecuzioni capitali. Ma un episodio in particolare è rimasto impresso nella memoria, non solo dei romani. Lo sterminio della nobile famiglia Cenci, avvenuto nel 1599, e in particolare l'esecuzione capitale della giovanissima Beatrice, condannata per aver organizzato l'omicidio di suo padre Francesco. Per raggiungere la scena del crimine, ci si deve allontanare dalla città eterna, portarsi sulla via Salaria, percorrere 160 chilometri e arrivare in un piccolo feudo dominato dai nobili Colonna al confine fra Lazio e Abruzzo, Petrella. Alla fine del Cinquecento, questo piccolo borgo circondato dalle montagne apparteneva allo Stato Pontificio e confinava con il Regno delle Due Sicilie. Qui si era trasferito con tutta la famiglia Francesco Cenci, uomo violento e dissoluto, più volte condannato per reati sessuali e sempre scagionato per aver corrotto i giudici. Qui Francesco abusa della figlia Beatrice, appena adolescente, e qui maltratta continuamente la seconda moglie Lucrezia. Qui le rende prigioniere, rinchiudendole in un piccolo ambiente della rocca che sovrasta il borgo. Una situazione tanto insopportabile per le due donne da spingerle a sbarazzarsi definitivamente dell'uomo. Con l'aiuto di due servitori e la complicità del fratello maggiore Giacomo, Beatrice organizza l'omicidio del padre padrone. Matrigna e figlia stordiscono nel suo letto Francesco, somministrandogli dell'oppio. Successivamente entrano in azione Olimpio Calvetti e Marzio Catalano, i due servitori che lo uccidono brutalmente, piantandogli due chiodi nella testa e nel collo. Pulita la scena del crimine ed estratti i chiodi, Lucrezia e Beatrice gettano il corpo nel sottostante giardino a simulare un incidente. Tutto sembra essere risolto, ma il giudice riscontra troppe contraddizioni nei racconti dei colpevoli. Beatrice e gli altri complici vengono imprigionati a Castel Sant'Angelo. Dopo lunghi interrogatori ed estenuanti torture, Marzio confessa, coinvolgendo i mandanti Giacomo, Lucrezia e Beatrice Cenci, che confessa e dichiara: «Non rimpiango nulla. Ho fatto ciò che dovevo fare». L'11 settembre del 1599, con una sentenza di Papa Clemente VIII, Giacomo, Lucrezia e Beatrice vengono giustiziati sul piazzale di Castel Sant'Angelo. La testa di Beatrice cade sotto la scure del boia, davanti ad una folla attonita. L'esecuzione della sentenza era stata rimandata di 25 giorni, perché tutto il popolo di Roma si era ribellato, organizzando con il coinvolgimento dei migliori avvocati di Roma la difesa della famiglia Cenci. Azione che si rivelò, però, inutile. Il Papa aveva deciso per la condanna e si dimostrò irremovibile. Successivamente lo Stato Pontificio entra in possesso dei beni della famiglia Cenci e uno dei beneficiari è il nipote del Papa.